Ciao ragazze e ciao ragazzi, scusate per la luce, ovviamente il Pikachu doveva esserci anche lui, ma purtroppo sta diluviando e si nota dalle mie maniche lunghe, ma purtroppo dicevo sta diluviando, di conseguenza la luce naturale è quella che è. Ora lo metto silenzioso così chiunque ci disturba verrà assassinato, ok? Dicevo, la luce naturale si può dire che non c'è perché il cielo è coperto e quindi mi sto arrangiando un po' con un paio di luci artificiali, ovvero quella della stanza e due della lampada, quelle portatili, diciamo, mi sono capita da sola. Questo video è in collaborazione, finalmente si ritorna, con Roberta, ovvero Life in Colors, ovvero il prodotto finiti del periodo. Io dico del periodo perché questi stanno praticamente da agosto, perché agosto ho finito poco e niente, proprio zero si può dire, quindi passiamo da settembre e tutto settembre ho fatto molto. Allora, leviamoci le cose superflue, tipo questa che sarebbe, ce n'è una, ciao, che sarebbe praticamente le veline, per l'appunto. Io le strautilizzo sia nella mia make up table vanity, quello che è, sia per tutti i giorni, ti sei sporcata, ti pulisci, eccetera eccetera. Queste sono delle Isere e le trovo alla Lidl. Poi ho terminato questo. Ce ne sarebbe ancora un goccio, avete presente quando si le pareti che scendono, tutto quanto, ma io proprio non ce la faccio più. Questo è il Golosi bagno doccia cremoso della Liabel alla vaniglia. Io amo il dolce, ok? Amo le profumazioni dolci, amo tutto dei dolci, ma questo è troppo. È troppo forte, è troppo dolce, è troppo nauseante. Per quanto io l'abbia pagato una cosa come 30 centesimi quando c'era stata l'apertura dell'Illamois qui a Genova, no, non ho intenzione di riprenderlo, non ho intenzione di no. Ho quello al cioccolato di questa stessa azienda e spero tanto che non sia uguale a questa, perché proprio... no. Ho terminato questo sapone della Dermomed, come sapete io adoro l'olio d'argan e continuo a prendere solo olio d'argan per le mani, finché non mi nausea io continuerò a prenderlo. Questo è uno dei tanti economici in sconto, che a volte sono 80 centesimi, 70 e via dicendo. Mi trovo bene, non mi lascia le mani secche, a posto. Ho finito per l'intimo il Neutromed Delicatezza Suprema con 5 ingredienti dermoattivi. Questo stesso ragionamento, nel senso, io prendo quello che c'è in offerta solitamente per l'intimo, non ho nessun problema, di conseguenza questo era in offerta, l'ho preso, mi trovo bene, la mia cincia allegra non se ne lamenta. Ho finito il Boratalco, questo originale 0% alcol con 48 ore di efficacia, eccetera eccetera, della Neutro Roberts. Allora, sì e no, nel senso, mi piace la profumazione del talco, ovviamente ci saranno i sali d'alluminio, però io in estate ho bisogno, ripeto, ho bisogno di qualcosa di forte e per il momento non ho ancora trovato un deodorante senza sali d'alluminio e quindi bio, comunque buono, con buon inci, che abbia l'efficienza di uno come questo. Questo era, diciamo, un livello in meno, diciamo, al Sauber che io amo, però ha la sua efficacia, devo essere sincera. Cerco quasi sempre di metterlo sopra le magliette, ecco, mai direttamente a contatto con la pelle, però appunto, come vi ripeto, io in estate è così, finché non trovo un'alternativa è così.
ho finito questo barattolone della Geomar, il Talasso Scrub, quello con sale marino, scusate, e oli eudermici. Devo dire che è fantastico, mi è piaciuto da matti. Ha questo profumo veramente buono, ottimo, è fantastico, mi è piaciuto tantissimo. Quando e se sarà in offerta lo riprenderò. Vorrei provare altro, anche se sono tentata da riacquistarlo perché era veramente ottimo. Sono comunque 600 grammi, vi dura, fate conto che a me è durato tanto anche perché c'è stato i vari traslochi e non l'ho potuto utilizzare. Però fate conto che vi dura per parecchi mesi, anche più di 6 mesi questo. Poi ho terminato le salviette struccanti della Risparmio Casa. Nulla di che, dovevo stare attenta agli occhi perché leggermente bruciava, ma come sapete, cioè, io lo utilizzo come step per la pulizia per lo struccaggio. Poi ho utilizzato questa spa facciale tea tree, questa con il foglio di carta. Devo essere sincera, a me mi ha bruciato da morire, a parte che puzzava di, mi sembrava una puzza tipo ammoniaca, però non vorrei che fosse proprio il tea tree che è proprio così, quindi non ho idea di come sia il tea tree, non lo so. 5 minuti non sono riuscita a stare in posa perché vi giuro mi bruciava un sacco, e infatti nel momento in cui l'ho tolta questa zona era rossa, quindi sinceramente non la riacquisterò, non vorrei che mi facesse chissà quale effetto. Ho terminato poi dei mini size perché sono stata via e ho portato via le mini size giusto per terminarle. Allora, qui abbiamo lo struccanti occhi Novance Biosystem che mi ha mandato Simona 7, a cui mando un bacione e ringrazio veramente tanto perché la volevo provare lei, non avendo qui un rivenditore, lei è stata così gentile da mandarmela. Ottima, ha un'ottima qualità prezzo, strucca bene, molto bene, solo che tanto non la posso trovare, quindi... Poi qui abbiamo due bagnoschiuma, uno un gel doccia shampoo, no, un gel doccia al tè verde, devo dire che era molto molto fresco, e qui invece abbiamo un bagno doccia che però ho utilizzato sotto, cioè un bagnoschiuma che però, aspetta, un bagno doccia, bain douche e bagno doccia, vabbè, al cocco. Sinceramente non ho sentito questa, pensavo di essere colta dal cocco in una marea... no, non c'era l'odore di cocco, quindi sicuramente non prenderò la grande taglia. Poi ho terminato anche questi tre, poi passiamo al make up perché ho terminato del make up. Allora, ho finito questo che è il Quick and Easy Sponge Nail Polish Remover della Essence senza acetone. Sono tanto in dilemma con questo perché lo trovo utile nel momento in cui noi sbagliamo magari lo smalto, sapete quando magari rimane l'impronta, cosa fai? Infili ed è pulito e te lo puoi rimettere, però nello stesso tempo c'è questa scocciatura che ti rimane macchiato il dito, non lo so, sono incerta, devo essere sincera, forse lo riprenderò per quella storia appunto del fatto che quando magari ce n'hai uno scheggiato e quant'altro, puoi toglierlo e rimetterlo subito, ecco. Poi ho terminato questo mini campioncino dello shampoo riparazione, sempre della Yves Rocher, devo dire che mi è piaciuto, devo essere sincera, non ci credevo perché comunque avendo provato uno mi ricordo che mi rimaneva secco. Questo invece mi era piaciuto e niente, quindi ci potrei fare un pensiero quando è in offerta. E infine, prima del beauty, cioè prima del make up, ho finito queste salviettine della Fria multiuso, mille usi al tè verde, me l'avevano inviato quando avevo vinto quel concorso alla Fria, niente di che, mi piacevano. Io le uso per tutto, sia per rinfrescarmi che comunque in estate...
quest'estate ci è voluto, sia per togliere gli swatch e quant'altro. E passiamo al make up. Jessica sarà fiera di me, ne sono certa. Allora, aspettate che... Oh, scusate il casino. Abbiamo qui due correttori che avevo da sempre puntato a terminare, ovvero questo della Kiko, il Skin Evolution Concealer, lo 03, quello aranciato, che come vedete non esce più, non esce, ve lo giuro, e è rimasto giusto questo, ma sinceramente non avevo voglia di scavare, anche perché comunque lo trovo molto pastoso, quindi dovete stare molto attenti a come lo applicate. E vedo soprattutto la differenza ora che utilizzo un altro correttore sempre aranciato, e che è una cioè proprio abissale la differenza. Quindi questo sì, era ottimo come coprenza, perché comunque andava proprio a coprire l'occhiaia più scura avendo la tonalità arancione, però dovevate stare molto attenti a lavorarlo bene, perché sennò andava nelle pieghette. Poi, altro correttore che ho terminato è sempre della Kiko, e questo qui, il Soft Focus Concealer. Questo, come sapete, era quello illuminante, come vedete non cipa più niente, era molto illuminante per l'appunto, anche questo era... Non correggeva granché, a me me l'hanno dato proprio come correttore, ma direi che come correttore proprio no, perché è troppo illuminante e in più è molto liquido, di conseguenza non fa proprio un'ottima coprenza, quindi non lo consiglio per coprire, ma per illuminare allora sì. Ho terminato finalmente nell'ultimo Get Ready With Me si vede. Ho terminato finalmente il mascara, quello che avevo preso al Cosmo Prof. Ci ho messo un'eternità. Sinceramente, anche se sapessi dove acquistarlo, non lo acquisterei, perché non fa un effetto wow sulle ciglia, che è quello che voglio io. Poi, ho terminato un altro di quei prodotti che lottavo a terminare da tempo. Infatti era insieme ai correttori, nel mio video progetto smaltimento, ed è la cipria della Bottega Verde. Cosa dirvi di questa cipria? Era ottima, faceva il suo lavoro, niente di che, semplicemente io ci ho messo un'eternità a terminarla, ma si vede che è un problema mio, non lo so, nonostante io la utilizzi tutti i giorni quando esco, ovviamente, però. E infine, un altro dei miei progetti a smaltimento, ho terminato di questa palettina della Pupa, il ombretto bianco in questione. Ve lo ricordate che ogni volta vi tormentavo, dicevo devo finirlo, l'ho finito utilizzandolo tra l'altro per questo make up, quindi sono felicissima. Finalmente ho finito un ombretto, posso dirlo, non vedo l'ora di finirne altri, soprattutto di questa palette, che comunque abbiamo già questa col buco e poi ho altri tre colori, cinque colori per poterla terminare, anche perché da parecchio tempo che ho questa palette. Niente, direi che è tutto quello che ho terminato, sono piuttosto soddisfatta per questo mese. Mando un bacione, finalmente siamo tornate a collaborare insieme io e Roby, e vi consiglio ovviamente di passare anche da lei, perché lei ha una marea di prodotti. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!